Ciao a tutti, bentornati di nuovo nel mio canale. Sono Sara sin H, Sara senza H per se ancora non mi conoscete. Scusatemi questo momento divano, però ho fatto la lavatrice con la cover del divano, quindi ho dovuto mettere questa cosa così in modo emergenza. Ma oggi spacchettiamo. Ok, ragazzi, ragazze, comunque alla fine del video, come sempre, troveremo le novità, novità che ho comprato, novità che vi mostro, d'accordo? E poi con una sorpresa, sorpresa delle novità, voglio dire, tutto va collegato, ok? E niente, adesso sì, inizio subito con l'espacchettamento. Non so se vi ricordate che quando vi mostrava le novità nell'espacchettamento precedente, vi parlava di questa candela, credo che vi ho parlato da questa candela, ok? Quindi questa candela, eccola qua. Mi ho preso la candela, questa formato così grande, alla vaniglia e con il barattolo in vetro. Devo dire che l'odore è abbastanza buono, è così vaniglia, ma molto, diciamo, delicato. Si sente la vaniglia, ma non è troppo troppo vaniglia, è troppo appiccicoso, è troppo dolce, è abbastanza delicato. Qua non dice nella informazione della candela, non dice quante ore può stare accesa, però io credo che per la misura, così, perché c'è abbastanza prodotto di candela, di cera, ok, può avere come, non so, 70 ore perlomeno. Vi faccio a continuazione un piccolo video, così vedrete come abbinano molto bene questa candela alla vaniglia con le altre che ho. Con Foodworks c'era un'offerta nel catalogo e ho preso questi che non so se questa nuova fragranza già c'era qualche anno fa, può essere nel catalogo, perché io ho avuto uno che era all'ananas e credo che sia anche questo. Questo è all'ananas e albero di tè, ok, con vitamina E. Ho preso l'esfoliante per i piedi, ho preso il siero crema lozione per i piedi e poi il spray rinfrescante per i piedi e anche per le gambe. Ok, fa un odore, l'ho spruzzato prima. Buonissimo, fa un odore super rinfrescante, si sente l'ananas, però non così tantissimo, soprattutto molto rinfrescante. Quindi quest'estate l'ho utilizzato tantissimo, perché qua a Barcellona il caldo viene a essere così molto appiccicoso, c'è tantissima umidità, quindi questo è meraviglioso per i piedi. Puoi dirvi che sono di 75 ml, però il spray è da 100 ml. Poi anche ho preso, ciao, i calzini dalla stessa linea dall'ananas e albero di tè, ok? E sono i calzini idratanti. E niente, sono i calzini che assolutamente dovete mettere quando siete a casa in modo relax. Quindi se chiama il corriere non ci possiamo alzare con i calzini per aprire la porta. No, quindi momento relax, momento piedi per idratare. Qua dice un trattamento idratante per dare sollievo alle parti molto secche con un'idratazione a lunga durata. Poi continuo con un mascara, meglio detto. Mi ho preso questo della Super Shock, questo che dà tantissimo volume nelle ciglia e poi è anche waterproof. E vi lascio a continuazione con il swatch. Niente, ragazze, continuo con questo rossetto della Color Trend. L'ho aperto, sì, perché l'ho aperto, Sara? Perché al solito lo apro con voi, ok? Però l'ho aperto ieri perché ho fatto il video, però non mi è piaciuto niente come è venuto, quindi oggi lo sto registrando nuovamente. E niente, questo della Color Trend, che sono quelli che, no, che sono usciti, diciamo, matte, mi sono preso la tonalità red. Ok, e questo è il packaging, ma lo vedrete molto meglio con il swatch a continuazione. Under the weather, getting caught in the storm. Do you remember?
continuo con intimo, sì, perché ho visto questo abbinamento intimo e veramente ho pensato mi piace molto e lo voglio nella mia vita, sì. E vi mostro le scatoline, però adesso vi lo mostro dal vivo. Ok, ho preso questo abbinamento della Cotonella. La Cotonella veramente mi sta piacendo un sacco, perché trovo che veramente sono prodotti buonissimi, sono 100% cotone, quelle maglie, quelle canotte che ho preso, anche quelle diciamo reggiseno, anche mi piacciono moltissimo. Sono molto contenta, quindi ho preso questo abbinamento che vi mostro adesso. Ok, vi mostro il reggiseno com'è in colore, come vedete super azzurro, e questa parte di qua sopra, ok, è come in pizzo, ok, e questa parte liscia in cotone. L'unico così che posso vedere, che e spero che non mi dà fastidio, ok, che è come troppo diciamo lungo, questa non lungo, se no sempre ho questo dubbio in italiano, ma è molto sì allungato questa parte di qua e non so se mi abituerò. E poi anche questa parte del reggiseno, al solito i reggiseno finiscono diciamo così, ok, ma questo ha un po' più di tessuto, quindi non so, speriamo che mi venga bene. Ancora non mi l'ho provato, però non so, a me l'abbinamento mi piace un sacco, questo reggiseno. Poi sì che porta un pochino di diciamo cuscinetto così, però non tantissimo, solamente per dare così la forma, però basta. E poi anche ho preso le mutandine, che devo dire che mi piacciono un sacco, perché sono quelle mutandine che senza essere così altissime ti prendono bene, sapete cosa voglio dire? Ok, vi le mostro, sono queste così e mi piace perché a ogni lato c'è questa parte di pizzo, però così come molto discreto e così come molto elegante, per dire così. Guardate, c'è questo pizzo, ma tutto il resto della mutandina è in cotone, 100% cotone. E niente, hanno questo fiocchetto, anche questo fiocchetto qua è perfetto. Non so, mi è piaciuto moltissimo e se ne andrà alla lavatrice velocemente, perché ho tantissima voglia di portarlo addosso, logicamente. Poi ragazzi, ho preso una cavolata, sinceramente una cavolata, perché poi il prezzo era un po' costoso, la verità, però ho visto che c'erano queste buste, questi sacchetti in carta dell'Avon e mi ho preso uno però piccolino, c'era questo piccolino e c'era uno un pochino più grande. È una cavolata, lo so, però queste cosine così, questi dettagli mi piacciono molto. E adesso sì, inizio con le novità. Ok, novità, avremo della Cotonella questo pigiama, mi è piaciuto moltissimo, per quello logicamente l'ho acquistato. La taglia che ho preso è stata la L, però è la 40-42. Questo è il pigiamino, che vi devo dire che è tutto a posto, non me lo sono ancora provato, perché guardate, c'è posto qua, entro perfettamente, però guardate, non so se lo state vedendo, che c'è come glitter. White c'è glitter, vediamo, perché questo nella informazione non c'era. Se fosse stato così non lo avrei acquistato, avrei acquistato un altro. Però va bene, ok, con questa canotta così, con questa forma così, con assai di glitter, ho paura di metterlo nella lavatrice perché vediamo come mi verranno tutti gli altri vestiti. E poi il pantaloncino corto, che viene così con questi volantini che si assomigliano molto a un pantalone che ho dell'anno scorso, anche così di pigiama. E niente, mi è piaciuto moltissimo, tanto per stare a casa o anche per dormire. È tutto 100% cotone. Continuo con un altro set di questi dell'Avon Senses, mamma mia, non posso, eccolo qua, ok, e questo nuovo de Strawberry Natural Yogurt, quindi di fragola
e yogurt naturale. Fa un odore wow wow, ragazze. Quindi vediamo qua il sapone per le mani, ok, da 250 ml. Poi la crema doccia, vediamo, fa un odore yogurt alla fragola o fragola allo yogurt. Mi piace un sacco l'odore perché è così molto come cremoso, molto che mi viene la voglia di mangiarlo. E poi il bubble bath, questo grande di un litro. La crema doccia è da 500 ml, ok? E questo li regalerò a mia amica perché io non ho la vasca. E poi il body mist. Questo body mist fa un odore wow, ragazze. Wow, wow, super, super, wow, per estate totale. Questo è un spray, è un body mist per il corpo profumato. Sì che è vero che il body mist non è che fa una profumazione che ti dura tutto il giorno, logicamente. Almeno a me è un momento molto piacevole il potermi spruzzare di piedi fino... di piedi. Di piedi fino alla testa con questo o con gli altri body mist anche dell'Avon, voglio dire, ok, perché è super rinfrescante, veramente un prodotto che dovete provare almeno uno se non lo conoscete. Ma questo nuovo ancora fa l'odore buonissimo, si sente l'odore della fragola, però non è forte, non si sente super super dolce la profumazione, si sente come incluso un po' acida, però buona, eh? Ok, e adesso continuo con una delle novità che troveremo in prossima campagna, che è qua, quindi vi vado a leggere. E viene un siero fondotinta. E io mi sono acquistato 3 fondotinte di diverse tonalità e poi tutti gli altri campioncini. Perché? Giustamente per farvi un magnifico swatch di tutte le tonalità. Per adesso continuo con la spiegazione di questo siero fondotinta. Un siero fondotinta con una finitura così come luminosa, poi ha un 30 di protezione solare. E qua leggo: il risultato è la pelle molto più, diciamo, luminosa, poi la pelle liscia e poi dice con un tono, una tonalità uniforme e incluso, quindi è anche quando non lo utilizzi. Va bene, l'ho detto in francese, che vi sembra, va bene. E abbiamo 15 tonalità, se non sbaglio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tonalità, che sta diviso con le carnagione più chiara, più media, poi quella media e poi la carnagione più media oscura, ok? Sta diviso così e avremo tutte queste tonalità, quindi molto bene. Quindi vi mostro il suo packaging, sarà così, ok? Adesso a continuazione vi lascio con un swatch che sarà questo. Questo è la tonalità Creamy Natural e vi lascio perché così vedrete come la sua textura e che tonalità è questa. Però vi farò molto 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 presto. Però molto presto, quindi la settimana prossima, speriamo a metà di settimana, che già troverete i swatch di tutte le tonalità che avremo di questo fondotinta, di questo siero fondotinta. Spero vi sia piaciuto moltissimo questo video. Se così non, scordatevi di lasciare un pollice in su. E se ancora non vi siete iscritti al canale, già sapete che qua sotto sta il bottoncino. E niente, vi invio un bacione grandissimo. Ci vediamo molto presto settimana prossima e anche domenica. Mua! Arrivederci! Okay.